Buonasera cari amici, benvenuti a questo spazio di approfondimento dove affrontiamo tante tematiche. Ormai questo spazio è entrato nella vostra quotidianità. Quando siamo qui in questa finestra informativa, divulgativa di Fano TV, sono tante le argomentazioni che possiamo affrontare e che voi, grazie al vostro supporto, ci fate presente e che sono sempre molto gradite. Questa sera parliamo di una cosa, di un elemento della nostra quotidianità, delle nostre città, delle nostre campagne che c'è tanto caro. Parliamo di piante e di rimedi per curare le piante, parliamo di rimedi anche stagionali, siamo in piena stagionalità estiva, anche le zanzare hanno il loro perché e quindi insomma bisogna affrontare una serie di argomentazioni legate alla stagionalità, ma le piante saranno il punto focale di questo approfondimento. Lo affrontiamo con un esperto, un tecnico che presento subito. Do il benvenuto a Sauro Allegrezza, tecnico fitoiatra. Buonasera Buonasera a Sauro. tutti, buongiorno. Lui è responsabile anche del Consorzio Agrario di Ancona, responsabile per la Vallata del Cesano e anche per tutto il territorio, il comprensorio fanese. Quindi è un esperto, un tecnico di provata esperienza, tanti anni sul campo. Sauro, quanti anni è che sei sul campo? Ormai 30 anni, 30 anni di esperienza. abbondanti, più IVA, metterei più IVA. 30 anni più IVA, non solo nel campo, ma sui campi, Sui sui campi, sul campo e sui campi, campi. effettivamente sì, ma faccio con passione, un lavoro non pesante, assolutamente non Non pesante. ti pede, quando c'è la passione tutto viene meglio. Allora, con Sauro affronteremo anche, dicevo, una questione legata alla stagionalità, ovvero sia le zanzare, perché Sauro, da buon tecnico, come vediamo anche nella nostra grafica che la regia prontamente ci manda, tu hai dei trattamenti mirati a zanzare, vespe, mosche, scarafaggi, elementi striscianti, insomma, questo è stato un po' il tuo biglietto d'ingresso, il Sì. biglietto Facendo da visita. Hai lavorato tanto tempo con queste tecniche. la disinfestazione mi sono imbattuto anche nel dover curare delle piante. Nelle Certo. piante lì è venuto fuori il discorso della endoterapia, delle cure che io ho fatto e ho documentato negli anni. E poi quest'anno, girando sulle foto, riguardando le piante che avevo curate, e mi sono detto, cavolo, cioè c'è una funzione sociale, ho salvato delle piante che non Certo. pensavo, no, che i clienti non pensavano si salvassero, insomma, anche perché agronomi, enti dello sviluppo davano per spacciate, invece le ho sistemate, sono Sì, rimasto, mi ha riempito tu. d'orgoglio, insomma, non di solo pane vive l'uomo, anche di soddisfazione in realtà. Certo, perché se avete visto in un riquadro della diapo introduttiva c'era un termine, endoterapia, eccola qua, ce la ripropone Riccardo Sora prontamente e molto opportunamente, endoterapia per curare tutte le piante morenti. Allora, per curare tutte le piante morenti, perché ogni pianta ha un suo rimedio, ogni pianta, diceva Sauro, anche se data per spacciata, può essere curata con una tecnica che Sauro, grazie alla sua esperienza, una tecnica un po' persa nel tempo, che comunque veniva fatta, appunto l'endoterapia, Sauro l'ha ripresa grazie alla sua esperienza, lo ha un po' riammodernata Sì. e adesso ti permette di affrontare tante terapie. Ma che cos'è l'endoterapia? Cioè io in pratica funziona che prendo delle bottigliette, praticamente faccio una vera e propria flebo alla pianta, e inietto faccio dei fori alle piante, naturalmente non è invasiva perché i fori vengono richiusi. E metto dentro una sostanza che ho messo a punto negli anni, praticamente sono cinque sostanze che metto dentro, stimolanti e altre cose, insomma, e la pianta al terzo anno è rigenerata, ove non fosse secca, ma lì prima di fare le punture guardo che i rami siano verdi, controllo, c'entra anche l'esperienza lì. Quando faccio il foro vedo come risponde la pianta, il tipo di segatura che viene fuori, se la pianta è umida dentro. In 3 anni soddisfazioni, vi assicuro, enormi, perché al di là del costo sulle piante, che possono essere anche secolari, come vedremo poi, ulmi, querce e altro, ti riempie d'orgoglio, perché io credo e penso
tutte le piante che noi ci avevamo da bambino dobbiamo ritrasmetterle e passarle come eredità alle generazioni dopo di noi, insomma, perché per poco farla seccare perché c'è il rodilegno e perché c'è un cancro e perché c'è una grafiosi dell'olmo e perché c'è un cancro del gelso è una sciocchezza. Abbiamo gli strumenti, mettiamoli in pratica, insomma, è questo. Ecco. Benissimo, abbiamo gli strumenti, mettiamoli in pratica e dopo capiremo anche dalle foto che ci ha portato Sauro in studio come si affrontano, perché quando noi andiamo in ospedale e abbiamo bisogno di cure, una delle cose più comuni che ci fanno è una flebo e tecnicamente, in maniera un po', insomma, così, se vogliamo dire grossolana, è questo che avviene. Ma vediamo la diapositiva che ci hai portato, che ci fa capire che cosa si può affrontare con questa endoterapia. Eccola qua, qui sono tutti i casi che si possono affrontare con l'endoterapia, giusto? Cioè praticamente sì, con l'endoterapia possiamo, intanto non è impattante per l'ambiente, non c'è spreco di prodotto, i bambini possono giocare sotto, possiamo arrivare su alberi altissimi se hanno afidi, se hanno idio, quella muffa bianca, insomma, o se hanno altri problemi, noi arriviamo dappertutto e non è impattante, non c'è dispersione nell'ambiente dell'agrofarmaco, del prodotto chimico che si usa, insomma, e questo non è cosa di poco conto. In più possiamo curare la pianta senza passare su radice, passiamo direttamente su linfa. Su linfa. Ecco, quindi avete sentito, non è una tecnica invasiva e rispettosa sia dell'ambiente che anche della pianta stessa che andiamo a curare. Quindi è nella sua semplicità, nella sua essenza, molto efficace, molto funzionale allo scopo finale che noi vogliamo avere. Anche perché io questa cosa l'ho documentata negli anni, io mi sono sempre preso la briga di fare delle foto prima, durante, dopo e poi ho visto il risultato finale, ripeto, come ho detto prima, sono rimasto meravigliato, insomma, io stesso. Ecco, allora ci hai portato delle foto molto belle, che noi toccheremo varie tipologie di piante, ma partiamo da una che è anche stagionale, l'olmo, giusto, che tu ci tieni moltissimo. Ah sì, perché è una tragedia. Cioè, è una tragedia. Olmi secchi che si possono curare, cioè come quest'olmo qui, ecco. Quest'olmo è un olmo del 2016 che io ho curato, se vedete la bottiglietta sulla destra. Questa è una foto del 2016, allora 2016, diciamo, 2006, cioè, prima di iniziare il trattamento. Esattamente, io ho fatto potare dai rami secchi la pianta e ho messo le bottigliette sulla pianta e... Andiamo a quella dopo, Riccardo, vediamo, eccole, ecco qua, le vediamo. Sono, sì, quelle bottigliette, sì, giusto? Sì, quelle rosa, insomma, lì, quello rosa è un acidificante, dentro c'è la miscela che ho fatto io. È una normale bottiglietta da mezzo litro di, sì, acqua? Sì, dopo ho studiato tutti i meccanismi e praticamente, questo è nel 2016, poi dopo se magari andate avanti, sì, ecco, sempre 2016. Eccola qua la bottiglietta. Vedi, vediamo, vedete, sotto c'è un tubicino dal tappo che parte e si infila nella pianta, quella è la tua tecnica. Arriva nel cambio della pianta, praticamente quegli anelli famosi che crescono tutti gli anni, sì, e la pianta assorbe subito, adesso l'assorbimento sull'olmo varia dalle 12 ore, 20 ore al giorno e mezzo, e però assorbe, in linea massima assorbe tutto e la pianta viene rigenerata, viene bonificata. Quindi quella bottiglietta che abbiamo visto, l'olmo in una giornata la assorbe tutta? Sì, massimo un giorno e mezzo, ma anche prima, sui prugni, per esempio sul pruno, su piante ornamentali, in 2 ore è assorbito. E sulla quercia un giorno... Rimasta in un giorno e mezzo è tutta assorbita la roba, anche perché la concentrazione del prodotto è talmente alta che anche se me la assorbe pochissimo la pianta, che già è bonificata dai batteri. Quindi la tecnica, spieghiamo la tecnica, come tu pratichi un foro, fin dove arrivi? Cioè passi la corteccia e arrivi? E arrivo nel cambio della pianta, il cambio sarebbe quegli anelli famosi che crescono anno, certo, per anno, io vedo il legno che se esce buono esce umido. Io so che io sono arrivato e praticamente e la pianta mi assorbe subito. Quindi piazzi la bottiglietta e più con bottigliette, più una, bottigliette. 2, 3, 4, in base a come è grossa la pianta, 5 bottigliette, 8 bottigliette, okay, se la quercia magari è secolare, e risolvo il problema. E la sostanza che tu metti dentro è a seconda del problema che devi risolvere. Esattamente, cioè, io riesco a fare le miscelate e in base al problema che ho faccio la miscelata io. I prodotti sono abbastanza costosi, però il gioco vale sicuramente la candela, perché funziona e vale la candela il gioco. Vale la spesa e vale anche, esatto, e anche il tempo, perché diciamo che il lasso di tempo, essendo delle piante, hanno bisogno del loro ciclo. Diciamo che tu, le foto che ci hai portato,
attraverso un lasso di tempo di 2 anni, diciamo, no? Tre anni. 2016 la cura, 2018 il responso visivo. Responso visivo del... Sì, per ciò che riguarda l'utente, eventualmente il responso visivo è al terzo anno. Le miscele che tu metti a punto sono miscele dettate un po' dalla tua grande esperienza, esatto, da quello che tu hai così maturato in tanti anni. E sono mie, quindi non le sono tue che le hai. Però funzionano. Perché... Io dico, faccio vedere solamente le foto, però funzionano, le miscele sono mie e fa parte del patrimonio mio culturale. Culturale che hai messo a punto in tanti anni di lavoro e di studio. Perché tu hai ripreso questa tecnica, l'hai riportata l'hai riammodernata in auge. Sì, io l'ho già vista fatta, per esempio al Brugnetto, alla Villa Castracani, ai 100 finestre, dal Conte Giovanni Augusti. Ho fatto delle punture dei cipressi secolari perché c'avevano un cancro rameale e ho visto un altro predecessore mio morto e che aveva fatto la stessa identica buco mio con il chiodo, la stessa identica tecnologia che avevo usato io, non so cosa ci aveva messo, però le piante le aveva salvate. A me mi ha riempito d'orgoglio aver riesumato, si dice così, no? Certo, una pianta. Ho riesumato questa tecnica, insomma, che ho visto funzionare negli anni e mi ha dato grande soddisfazione. Ammodernata con le giuste sostanze, dettate anche dagli ultimi ritrovati della ricerca e della scienza che tu hai a disposizione. Sicuramente è così. E quindi ecco, hai dalla tua una tecnica, diciamo, del passato, però con le sostanze moderne. E poi dopo io sono essendo in pasta con questi formulati insomma chimici e quindi me la cavo bene. Hai messo a punto le ricette, come il farmacista che mette a punto il galenico per l'alchimista. Senti, guardiamo anche, Riccardo, mandaci anche le foto del risultato, perché poi abbiamo visto l'olmo prima del trattamento, vediamo anche come quest'olmo, questo è un 2017. 2017, in aprile stava riprendendo, ecco. Prima abbiamo visto le foto, questo è adesso? Questo è un 2018, questo è attuale, questo è la tavernetta sull'Aia Montana, non si può dire, no? Vabbè, l'ho detto. No, vabbè. Se vede il vialetto è visibile anche adesso, nel senso che se uno va lì, la vede. È in pieno rigoglio vegetativo, una cosa impressionante. Guardate che cosa... Riccardo, mi metti la foto di prima, due foto prima, che facciamo un veloce flashback. Ecco, questo era il 2016, e poi se Riccardo ci metti l'ultima, passiamo... Ecco com'è il 2018, esattamente questo. Se andate a vederla, vedete questo, il vialetto. In tre anni hai salvato questa pianta. Esattamente, questa è una pianta da 60 anni, minimo 60 anni di vita c'aveva. Però anche la quercia, una delle piante più belle in assoluto. La quercia è un peccato, io venendo per strada ho visto il rodilegno, praticamente vedi questi ciuffi di foglie che stanno crescendo in mezzo ai rami secchi, è una cosa che piange il cuore perché trovi querci secolari, insomma, vederle perse perché nessuno gli fa niente o non so che aspetta uno a intervenire sulla quercia, una potatura e comunque un'endoterapia fatta con materiali appropriati, la quercia si salva se... Magari la fate. Vediamo le foto, perché le foto questa, e le immagini. Questo è un 2016. Questo è 2016. Ma questo è un agricoltore, ma che non c'ha una villa, vedi da dietro, no? Lui era disperato perché è una quercia che ci avrà 500-600 anni questa, è enorme. E lui ha detto la stava perdendo perché il tronco è pieno di fuori da rodilegno, insomma. E mi ha detto se potevo fare qualcosa, ecco, sempre qui. La stessa quercia. Qui hai messo più di una bottiglietta. Ah sì, perché la quercia è enorme, qui c'è stato almeno 10 bottiglie ho fatto... Poi l'ho riempita ancora, qui è sempre la stessa anche quercia, qui, spelacchiata insomma. Spelacchiata. Questo invece è il 2018. Questo, e questo l'ho fatta, è il 2018? L'ho fatta 10 giorni fa la foto. 10 giorni fa? È in pieno rigoglio, insomma non c'ha più rami secchi, è fantastico. Uno spettacolo insomma, una cosa bella, bella, bella. Veramente bella, non c'ha una foglia gialla, non c'ha un ramo secco. Ecco, e a me questa qui, quando ho visto questa, mi ha riempito d'orgoglio. Questa è come... Sì, perché è una roba secolare che c'era tanti anni prima di me, ci sarà dopo di me, è bello. È bello, soltanto si fa per dire... Con questa nuova tecnica, applicando queste sostanze come se fosse una flebole, avete visto, sono appese sull'albero col tubicino come si fa in ospedale, sì, la pianta assorbe da sola la sostanza. Esattamente, non ci vogliono apparecchiature, non ci vuole niente, solamente la miscelata giusta del prodotto che va dentro per curare questo. Ho provato a fare anche altre cure, ho provato le viti, ho provato anche altre vite che si seccavano sul campo, però meno pregiata rispetto alle querce e certo. Piante secolari. E adesso veniamo a un elemento della nostra flora urbana e anche extraurbana
che è il pino, perché i pini sono, eccoli qua, i pini fanno parte del nostro paesaggio. In pratica ho usato le stesse tecniche, queste qui è un 2016 con un cancro corino del cipresso, del pino, insomma. Questo è un 2016, si vedono ecco, in basso secco. Si vedono, vedi il secco? Sì, questo è un secco, è sempre il 2016, se ci sono le bottiglie attaccate sotto. Qui già avevi iniziato a fare il trattamento. Sì, qui c'era il trattamento. Poi dopo, se scorriamo un pochino, ecco. Questi qui sono del 2017, vedete il grano dietro sullo sfondo, che sì, c'era il grano. Sì. Qui già ha un aspetto diverso, sì, dopo un annetto. Sì, però il secco c'è uguale. Mentre invece, questo è il 2018, vedete c'è il girasole dietro sullo sfondo e qui le piante hanno cambiato faccia. Hanno cambiato questo completamente. Questo è De Nicolini Fausto, una bravissima persona da Monte Marciano, che quando ha visto è rimasto stupefatto del funzionamento. Tu ce ne hai fotografati tre, ma in realtà dicevi sono era un intero fila. Esattamente, molti. Sono una fila di almeno 10 piante perlomeno. Sì, sì. Ma quindi le bottigliette, il trattamento deve stare ininterrottamente, cioè quando se ne è assorbita una poi tu ne rimetti un'altra e in continuo? No, basta una bottiglietta per volta, solamente perché per esempio sul pino ci puoi avere dei problemi, nel senso che la pianta se non interviene nel periodo giusto risponde con le contromisure, ti butta fuori la resina, non vuole intrusioni. Allora ci devi andare per esempio a luglio, ci devi andare a giugno, nei periodi giusti. Insomma. Anche lì insomma l'esperienza... Sì, sicuramente l'esperienza ha giocato... Sapere quando fare anche sì, il trattamento. Infatti io adesso a luglio, ancora ci siamo, tutto luglio, primi d'agosto, anche perché siamo un pochino indietro come stagione. I contadini dicono la luna 20 giorni indietro, effettivamente è così, nel senso che siamo a luglio ma come se fossimo a fine giugno adesso. Quindi adesso che tipologie di piante potresti trattare se qualcuno che ci sta guardando magari in questo momento avesse dei problemi, cosa possiamo affrontare? Per me gli olmi senza dubbio, senza la dubbio. Quercia, anche la quercia, però la quercia quest'anno avendoci un grande rigoglio vegetativo perché ha piovuto tanto lo vedono meno la differenza, però ad aprile se uno ha una quercia che c'era prima della casa in cui abita e ci sarà dopo della casa in cui abita, per me è da salvare senza meno. Però l'olmo sicuramente è salvabile. L'importante è intervenire subito, tagliare i rami secchi, iniettare la miscelata, e l'olmo è una cosa, giri l'occhio, ti piange il cuore, perché certo. Li vedi anche dei 150 anni, li vedi anche gli olmi secolari, è una cosa inaudita, secondo me è inaudita. Perché io sono un amante della natura, delle piante, del verde, e sapendo che c'è la cura, mi piange il cuore a vederle in rovina, insomma. Ecco, la passione che Sauro ha per le piante si trasmette anche in come dici quello che dici. E adesso vediamo un'altra diapositiva che ci parla di un altro problema che noi purtroppo riscontriamo annualmente e sempre più in maniera invasiva, perché sembra che questo problema, quella della processionaria che vedete in questo momento, è un problema che non accenna a finire. No, adesso qui ad esempio nel verde urbano bisogna intervenire col cestello, non serve niente, cioè basta 4-5 bottigliette di questo con il principio attivo giusto dentro e la processionaria è... che praticamente è un insetto che ci fa morire i cani, che ci irrita noi, viene tranquillamente combattuta perché la processionaria sta nei nidi sui pini marittimi e praticamente si nutrono degli aghi del pino, però se c'è la sostanza dentro, un insetticida che è a base di nicotina o altro, loro mangiano il pino, l'ago del pino, ma mangiano anche l'insetticida e praticamente ti ritrovi la processionaria morta per terra. Quindi tu in questo momento hai applicato... Eccola qui, questa è la processionaria che è caduta morta perché aveva subito il trattamento che avevamo visto nelle diapositive esattamente. Quindi tu puoi sia curare la pianta con delle sostanze rivitalizzanti che la c'è anche sulle 5 adesso non le fate tutte queste robe, però voglio dire tu c'hai anche la sostanza per combattere gli insetti. Sì, esatto, c'è anche un insetticida a base di nicotina che praticamente, e poi c'è uno stimolante per la pianta per farla riprendere velocemente. Quindi e c'hai poi tanti rimedi. E allora l'importante è che ci sia il rimedio, Sauro, giusto? C'è il rimedio, la processionaria è un flagello, perché come hai ricordato tu, oltre a fare male a noi, fa anche male ai nostri animali domestici, certo. Quindi va combattuta, anziché appunto ricorrere a cestelli o cose varie. Perché c'è una spesa non indifferente. Come no? certo con questo insetticida che passa nella pianta, che non procura problemi alla pianta, è soltanto non è invasivo. I fori fatti vengono richiusi con...
con materiale proveniente dalla stessa pianta, con dei bastoncini. Insomma, praticamente non si vede assolutamente nulla. E quindi la processionaria cade a terra, è morta, ammazzata dai rimedi di Sauro. Un'altra pianta bellissima, amatissima e soprattutto molto bella anche da vedere, Sauro, è il gelso è bellissimo. Il gelso è la pianta dei nostri vecchi contadini. Questa è una pianta. Qui ne vediamo uno purtroppo capitozzato perché non si poteva fare diversamente. C'è già una bottiglia attaccata, questo qui è il parrucchiere d'Orciano, Mondavi Orciano. Rossi, questo qui era un olmo, un gelso dato per spacciato. E questo è stato curato con l'endoterapia, ecco la cura, ecco in la atto, bottiglietta. Nel 2016 sempre. Perché è tagliata in alto la bottiglietta? Perché se no si creerebbe una depressione, non scende giù il liquido, non perché si fa depressione, allora quindi, è sempre esperienza. Devi fare un taglietto e quindi arriva l'aria e va giù. E va giù. Beh, ecco, questo è il rimedio applicato a quel gesso. Questa l'ho fatta stamattina la foto perché mi è venuta in mente. Che dovevo venire con Riccardo, mi fai rivedere il gesso capitozzato? Questo prima della cura 2016, foto di stamattina 2018. Questa qua. Fantastico. Esatto, io ti riempio d'orgoglio perché comunque è una pianta bella. Ecco, da quello stato veramente che sembrava una roba brutta, una pianta persa. Era una pianta secca. Questa qui è tutta la fila sempre degli olmi. Che erano colleghi di quello che ho sempre punturato. E rivedere la pianta nel pieno del vigor verde è bello. Anche ti dà un senso, ti dà un perché all'esistenza. Sembra una sciocchezza, ti riempie d'orgoglio. Bello, è così, ma e purtroppo, Sauro, anche noi a Fano spesso vediamo obtorto collo il taglio per ragioni di sicurezza e per malattia di alcune piante e subito anche i nostri telespettatori ci mostrano purtroppo il dispiacere di vedere queste piante tagliate a terra perché insomma, le piante sono un po' la memoria storica della nostra vita, insomma, c'erano prima di noi, ancora esatto. Prima di noi. Esattamente, quindi è un patrimonio che dovremmo lasciare ai posteri. Comunque sia, tutte le piante possono essere curate, tutte possono essere curate. E ricordiamoci sempre che comunque sia, il verde fa parte dell'arredo urbano, il vecchietto può stare all'ombra, mitiga il clima, la macchina non prende fuoco, voglio dire, c'ha un perché anche l'arredo urbano. Voglio dire. Comunque prima da batterle, io penserei bene perché un po' vedere tutte le risorse a disposizione. Ma sì, perché comunque sia, hanno sempre guardato il clima delle città da sempre, insomma, da quando ci sono le città, la pianta è sempre stata un polmone verde per ciò che riguarda la città, insomma, un rifugio di frescura o anche di insetti, non è che anche di insetti, certo. Però vabbè, ci sta anche quello, insomma. Ci sta anche quello. Però ecco, l'importante è che voi sappiate che se avete davanti a voi un olmo, un gelso, una quercia, insomma una pianta che in questo momento è sofferente e che ha delle problematiche, basta dargli un'occhiata, visivamente si vede se una pianta sta bene o se ha dei problemi, sappiate che c'è il rimedio grazie anche a questa tecnica, l'endoterapia messa a punto da Sauro con la sua esperienza e che quindi vi permetterà di far sì che anche i vostri figli, i vostri nipoti, insomma le vostre future generazioni possono godere dello stesso spettacolo che godete voi con la pianta. Quindi insomma, questo è un periodo appunto che avete visto di trattamenti nella diapo, trattamenti sicuramente più calzanti per le zanzare in questo periodo dell'anno, però Sauro Allegrezza, grazie alla sua decennale, pluriennale, trentennale esperienza, dovutagli dal fatto che lui è un tecnico fitoiatra ed è il responsabile per la vallata del Cesano e per il Fanese del Consorzio Agrario di Ancona, quindi non è una persona che si è improvvisata e ha detto ma vediamo, proviamo, no, ragiona e in funzione di quella che è la sua esperienza ha messo a punto sostanze mirate per affrontare tutte le tipologie che abbiamo visto fino adesso di problemi che le piante possono avere, per avere anche testimonianza visiva, Sauro, alla mano i risultati. Non avrei saputo dire meglio. Grazie. Bene.
No, io, Sauro è una persona contagiosa nel suo entusiasmo La sua per le passione. piante, la sua passione. Io, Sauro, devo dirti che non ho il pollice verde, io ogni cosa che metto giù memore, vabbè, però sarà un problema mio. Vieni a casa mia a metterci una pezza, però non ho piante sofferenti, però insomma. Sauro è un esperto di grande coscienza e di grande sapienza. Bene, come vedete, a tutto c'è un rimedio. Sauro ci ha portato quello per le piante che sicuramente hanno bisogno sempre delle nostre cure, delle nostre attenzioni. Quindi, endoterapia per i nostri alberi, per i nostri alberi secolari, le nostre querce, ma anche, insomma, combattiamo in maniera naturale le zanzare. Sauro, grazie. Io spero Grazie a voi, è che stato un piacere, è un il piacere è onore. stato nostro, un onore averti qui. E quindi, cari amici di Fano TV, grazie per averci seguito. Rivolgetevi a Sauro per ogni problema legato alle piante, lui troverà il rimedio giusto. Senz'altro. Adesso dove vai a fare? Hai qualcosa che stai curando in questo momento? C'hai Devo togliere le bottiglie delle piante che ho già fatto ieri. ieri e qui. Olmi, se Olmi, olmi, sempre gli olmi. Questo è il sì. periodo degli olmi. Entro Eh sì, è un peccato, è da intervenire alla svelta perché entro luglio va luglio, fatto. dopo siamo oltre il periodo Potrebbe non rispondere l'assorbimento della della linfa, linfa. anche se i primi di luglio, d'agosto potrebbe andare bene uguale, per i pini sicuramente no, agosto non va bene, ma Quindi per gli olmi sicuramente sì. siamo ancora in tempo. Bene, signori, grazie. Grazie di essere stati con noi, grazie per questo approfondimento e grazie a Sauro che ci ha Grazie a voi. illustrato i rimedi possibili per le nostre piante. Bene, grazie e alle prossime. Arrivederci.